Da qui possiamo scegliere il colore che vogliamo utilizzare per disegnare il tracciato, possiamo farlo blu, da qui se possiamo selezionare o non selezionare il tracciato, da qui il cursore e applica istantaneamente, ovvero se noi ci spostiamo in questo punto l'immagine sorgente non va a finire nel punto che abbiamo selezionato, ma se Clicchiamo, selezioniamo, applica istantaneamente, andremo a vedere cosa accade direttamente nell'anteprima. Nell